stamani, sabato 18 giugno 2016, alle 7.40, Floating Pierce ha aperto i cancelli. È già boom di visitatori. Un blitz di accertamento alla stazioncella di Bornato. Primo evidente rilievo, le doppie di ATR, 115-225. Transita regionale 6046, Brescia, Cognoesime. Non ha fermate fino a Iseo, comunque pieno come un uovo. Il regionale 6048 Brescia-Pisogne rivaluta, se possibile, il concetto di pieno come un uovo. Regionale 6051 Cogno-Brescia, l'ultimo treno, no, non per oggi, ma per i prossimi 15 giorni di apertura di Floating Pierce, ad avere solo poco ritardo. Sarà un assalto ai treni. Per Floating Pierce è entrato in vigore un orario ferroviario dedicato con una corsa in più, ma già fra poco vedremo come il prefetto per ordine pubblico interverrà pesantemente sulla circolazione. Diventeranno 80 quando infine transiterà. Il 60-50 per Marone incrocerà il reciproco, 60-53 da Marone per Brescia, un B1 con 2-6-6-8 e il rimorchio Breda 011. Inserita nel panorama quasi ormai, loco diesel idraulica delle Nord, anno 1971. L'insolita per la linea doppia composizione di ATR 115 e ATR 125, in totale 6 casse e livrea per tutti i treni in servizio per le Nord, è un aspetto interessante di questi 16 giorni di Floating Pierce. Queste due settimane l'intera flotta Trenord di ATR 125 dal 101 al 105 è presente qui. Si calcola che solo in questo weekend sulla linea saranno trasportati tanti passeggeri quanti ne vengono trasportati in oltre un mese. Per dire, notizia del momento, ore 16.30, circolazione dei treni in partenza da Brescia sospesa dal prefetto per troppo afflusso. Solo treni a defluire, come questo. Treni bloccati, problema superato, o no? Lunedì mattina, che più mattina non si può, torno fiducioso, si fa per dire,
in stazione di Bornato. Alle 6:18 prenderò il primo treno che va a Sulzano. Alle 6 va a Brescia, come sempre una TR basta. Molti invece gli illusi come me, meta Sulzano. All'arrembaggio! Voilà, alloggiato. L'ultimo gradino, la storia della mia vita. Però che fortuna, ho la mia carriola davanti a me. Non tutti hanno voluto o potuto salire. E sono le 6 del mattino. Ben 4 minuti dopo, Borgonato, stazione di Borgonato. Le sardine sott'olio almeno sono ammortizzate dall'olio. Le splendide torbiere riserva naturale passano chissà perché inosservate. Di sfuggita il deposito di Seo annuncia la più frequentata delle stazioni. Ma che buon po' possibile, se vedi questa ragazza. È impossibile, non ci si può stare, ragazzi. Siamo sardine. Ma come se ci interessasse noi a farti salire? Ma se non si chiudono le porte, poi anche so. Va da sé che ogni fermata si porta via almeno una decina di minuti. E Seo molti di più. Così i ritardi viaggiano sui 90-120 minuti. Oh, che meraviglia! Pigiate, ammassate, le sardine umane rivivono. Io ero nel ruolo me congeniale del vecchio tonno. Le trappulelle affrontano di buona lena il resto del sedino e la valcamonica. Dalla piazzale della stazione, ottimo colpo d'occhio sulle formichine in passerella. Arrivo! Ore 7, lunedì mattina 20 giugno, tutto sotto controllo, scorrevole e ancora umano.
Il tempo, come da settimane, è variabile e questo dà modo di osservare subito, salendo sui galleggianti pontili, quanto sia cangiante il giallo d'aglia del telo di nylon, ora decisamente sull'arancione, con tonalità diverse fra l'asciutto e il bagnato ai bordi, dove si nota quanto il lago ha lasciato di alghe e ramoscelli con le onde del maltempo di questa notte. Fra poco i raggi del sole supereranno i monti, il santuario della Ceriola in cima a Montisola già risplende. A Sulzano sfila un B1 verso Iseo. Già la videocamerina in tele risente del tremolizzo della mia vecchiaia, la passerella di Cristo poi ondeggia di suo. Lui problemucci non ne ha. Le passerelle sono tre, con questa, la A, la Prodo a Peschiera Maraglio su Montisola. Un tratto sulla terraferma dell'isola. Preziosi tassodi dimorano in acqua. La passerella B porta all'isoletta di San Paolo, parte in zona Ere, un po' la spiaggia dell'isola. L'isolotto di San Paolo è proprietà privata, famiglia Beretta, 15 generazioni nella fabbricazione di armi. Già dall'anno 1091 quest'isola fu un priorato cluniacense. Nel 500 poi un efferato fatto di sangue, furono tagliati a pezzi 9 dei 13 frati che vi risiedevano. Ciacolando sono arrivato alla passerella C, che parte da Sensole sotto la rocca Martinenghi. A momenti apriranno i varchi, Floating Pierce è rimasta chiusa nella notte per il maltempo. Buona passeggiata anche a te. Sponda bergamasca. Verso il punto dove le passerelle B e C convergono. Occasionale cartina, mostra punto raggiunto. L'incrocio in mezzo al lago è spettacolare. A fra poco ripuliranno le acque dai resti del piccolo nubifragio notturno. La villa dei Beretta con la sua millenaria storia, così inaccessibile, a due passi e arrivarci a piedi. Attorno tutti sorridono, anche se vengono da qualche ora di coda, da treni strapieni e bloccati in stazione, da chilometri fatti a piedi. Sarà l'arancione che mette gioia, ma io
Mai ho visto così il lago di Iseo, il mio lago. Lo vedevo con un altro sguardo. E Cristo è sempre qui accanto al suo progetto, col suo zatterone monitora ogni giorno la sua opera. Bravo! Il suo invito è sempre lo stesso, non applaudite me, concentratevi su Floating Piers, sul territorio. È questa l'opera d'arte, il lago, le montagne attorno, i borghi che sembrano dei presepi, azzurri e blu di cielo e acqua che cambiano colori assieme al giallo d'aria delle passerelle. E tutto l'insieme fa l'opera, con noi su. Ho proprio notato di persona quanto Cristo sia schivo, silenzioso, con un velo di tristezza, direi. Qualche sera fa, in una pizzeria sul lago a Iseo, coi tavolini a pelo d'acqua, cenavo con mia moglie e lui era nel tavolino accanto. No, non l'ho disturbato per un selfie. Cito Cristo, la cosa importante è camminare, meglio camminare scalzi, sentire l'opera. Cito dal sito ufficiale dell'artista. 220.000 cubi di polietilene ad alta densità prodotti dalla Fratelli Cane di Fondo Toce Verbania, coadiuvata da aziende bresciane. 220.000 perni, sempre di polietilene, tengono insieme i cubi. 200 ancore del peso di 5,5 tonnellate l'una mantengono i 16 metri di larghezza del pontile in posizione. Blocchi di cemento trasportati nelle posizioni finali da mezzi nautici grazie all'utilizzo di palloni industriali che, una volta raggiunta la postazione, sono stati svuotati dell'aria e hanno adagiato sul fondo le zavorre. 37.000 metri di corda connettono gli ancoraggi al pontile. 70.000 metri quadrati di feltro ricoprono i pontili e le strade al di sotto del tessuto. 100.000 metri cubi di tessuto in fibra poliammidica nylon prodotti in Germania dalla Setex e confezionati a Lubecca coprono i 3 km di pontile e i 2 km e mezzo di strada. Riapprodo su Montisola dalla passerella B, con tardiva colazione da panoramica terrazza. I motoscafi Riva giocano in casa sul lago di Iseo. Ah sì, che me li concedo 5 secondi alla Andy Warhol. Frequentazione tranquilla del lungo lago di Montisola. Oggi, per inciso, è il giorno in cui iniziano gli esami di maturità. L'attracco di Peschiera Maraglio della passerella A che va a Sulzano. Seguendo oltre l'imbarcadero dei traghetti continui con Sulzano, si arriva con Water Pass al capolinea dei piccoli bus del trasporto pubblico dell'isola.
Sono attive due frequentatissime linee. Una sale a Cure, sotto il santuario della Ceriola. L'altra, che prendo, attraversa tutta l'isola fino a Carzano. Porto mia moglie e due cari amici a Siviano, tranquillo borgo alto sull'isola. Dimostrazione visiva del pirichè di piccoli bus. Siviano, capoluogo medioevale di Montisola, 400 abitanti, si staglia a 250 metri su un pendio fino a bordo lago, porticciolo con grappolo di case. In una trattoria, balconata sul lago, un assaggio va da sé al salame di Montisola, lavorazione e rituali tramandati da innumerevoli generazioni. Carne esclusivamente suina, tagliata a pezzi, a mano o col coltello, non macinata quindi. Spezie e aglio schiacciato e il tutto poi fatto ripassare nel vino. Seconda fase, l'affumicatura con legna secca di ginepro. Riesco a convincere per una discesa a piedi, facile, digestiva e panoramica. L'opera stupisce più che mai ogni volta che compare fra gli alberi o dietro una svolta. Mi sovvengono scolastiche reminiscenze, scriveva a fine 1500 Giovan Battista Marino, il massimo poeta e teorico del barocco, che il fin dell'arte è la meraviglia. Ecco, quest'opera di Cristo è in fondo sui binari di questa eredità culturale, che poi oggidì si definisce avanguardia. Coinvolgere il pubblico all'interno delle opere è tipico dell'arte contemporanea. Parole di Cristo, il progetto è più del tessuto, include la costa, il cielo, il vento e le persone. Chi cammina sulle passerelle entra nell'opera d'arte. Cristo la chiama arte ambientale, ma ha inventato Floating Piers, il grande sogno di camminare sulle acque, idea sorprendente che ha raggiunto tutti i suoi fini, la gente fa code di ore per esserci. Finiti poi i 16 giorni di apertura, provvisorietà è proprio un tratto caratteristico dell'opera, tutto sarà smontato, i materiali riciclati. Alla domanda, quindi non rimarrà niente? Cristo ha risposto, resterà nei vostri cuori e in qualche città. Se qualcuno, anche solo un paio d'anni fa, mi avesse confidato che avrei visto sfilare doppie di ATR da un telo giallo mentre camminavo sopra le acque del lago, beh, gli avrei chiesto cosa si fosse fumato, ecco. Dall'approdo a Sulzano, ultimo sguardo verso Peschiere Montisola, pensando che per quest'opera unica non ci sono stati nastri di inaugurazione, che tutti hanno potuto accedervi gratuitamente. Lo spettacolo delle migliaia di persone che contemporaneamente vivono l'opera lo si apprezza anche dal battello che fa la spola fra Montisola e la terraferma. Stamattina alle 7 di oggi, terzo giorno di apertura, i movimenti erano scorrevoli, ora un po' di coda, ma niente ancora di disumano.
Le cosine cambiano, ma va andando in stazione. L'unica banchina di Sulzano può ricevere convogli di 120 metri, quindi massimo un ATR 115 più un ATR 125. Il binario unico poi impone incroci a Iseo o a Sale Marasino. Insomma, ritardi fisiologici, ma anche di ore. Il prefetto arriverà anche a sospendere la circolazione dei treni ascendenti dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, migliaia di persone in coda in attesa, persino poi a far saltare i treni la stazione di Sulzano, discesa obbligata per tutti a Iseo o Sale Marasino. Il sito Trenord sconsiglierà di continuo di prendere i treni. Stazione di Sulzano. Il primo discendente fa il caso mio. A treno fermo aprono gli accessi controllati in stazione e non appena gli ATR sono ben pieni partiamo. Problemuccio sugli affollati ATR, dove piazzare gli ingombranti passeggini quando sono tanti. Velocizzo il viaggio. Transitiamo da Pilzone, la fermata è soppressa a tutti i treni per il periodo di apertura di Floating Piers. Vista dalla cabina di coda della GTW 2 su 6, numero 007, ATR 115 Stadler. Quarto binario di Iseo fa bella mostra il CNE della SNFT. Lo Schienenbus Macchi ex ACT e il treno storico, che più storico non si può, delle Nord, con la loco tender QIE 205 anno 1883. Siamo le torbiere del Sebino, il monastero di San Pietro in Lamosa, la stazioncella di Brovaglio e sfilano i vigneti della Franciacorta. Abbonato incrociamo un B1 dove fanno salire viaggiatori alla fai da te nello scomparto bagagli. Sono tre i complessi in turno di doppie di ALN 668 che inquadrano un rimorchio B68. Ho constatato che la gestione dei Floating Piers è una vera e propria macchina da guerra, altro che G7. E si vede già che reggerà, certo, come ha detto più volte Cristo, se avete fretta, non venite. Le proiezioni che prevedevano 50.000 persone al giorno ora sono schizzate tranquillamente a 100.000 e oltre.
camminare sulle acque, riuscire pure a tornare in treno. Pura fantascienza, vero? Recuperata la carriola, dalla Francia Corta torno a Baita, in Val Calepio. Questo il resoconto di lunedì 20 giugno. Qualche giorno dopo, il meteo è d'accordo, alle 6 del mattino una ricognizione ferrovipatica in stazione di Iseo, col dovuto tributo da automobilista al PL del deposito. Data l'ora, no problem, parcheggio in stazione. Per un appassionato è imperdibile questa parata di storia ferroviaria. Se in cabina della vaporiera del Nord ero il mese scorso, ahimè, in cabina del CNE è dagli anni 90 che non salgo. Sullo Schienenbus invece c'ero, era in linea quel giorno in cui gli scoppiò il motore, 6 annetti fa. Le passioni. Enzo Ferrari disse bene, una passione non la si può descrivere, si può solo vivere. Le glorie sul quarto, sul primo, folle in attesa di un treno che arriverà già al completo. Questo arriva sì vuoto dal deposito, ma andrà sul terzo binario, poi a Brescia a fare il pieno di pazienti persone in attesa. Dalla Val Camonica treno per Brescia, chiaramente solo col traffico locale a quest'ora. Mezz'ora fisiologica di ritardo per gli incarrozzamenti. Il sole sta sbucando fra i monti e i treni arrivano già al completo. Immaginate poi in mattinata e nel pomeriggio, con caldo, afa, eressa, ansiosa, nell'incertezza di arrivi e partenze. Il prefetto blocca regolarmente, per motivi di ordine pubblico, per il sovraffollamento, la circolazione ascendente dei treni, anche per ora. Brescia può solo partire col ritardo ereditato e, considerando che farà anche 3 o 4 incroci andando a Brescia, ritardi di ore. Un treno serale per Brno arriverà a 4 ore di ritardo. Tutto inevitabile su una linea a binario unico, anche con 17 convogli in turno. La vera mazzata per i treni è però la sospensione. Scelta obbligata per il prefetto, programmata dalle 10 alle 12, dalle 16 alle 18 dei treni ascendenti. A Brescia migliaia di persone in fila lo bramano. Per le trappulelle ben stipate, attesa che il treno discendente riesca a ripartire da Sulzano. Regionale 1012 da Brescia, che termina la sua corsa a Iseo, va da sé con pochi passeggeri. E molti che prima erano sul primo marciapiede hanno nel frattempo scelto di tentare coi bus, i bus navetta che fanno Iseo Sulzano.
fra stazione e piazza, a Sulzano possono starci al massimo 6.000 persone in coda. Per iperafflusso, di volta in volta, si decide anche di far saltare i treni la stazione di Sulzano. Le trappulelle, ma iniettori permettendo, partono al fine per Sulzano. La doppia di ATR se ne va a Brescia a caricare parte delle, mi dicono, 3.000 persone in attesa. Alle persone ancora in attesa viene comunicato che la ATR 115, che aveva fatto fine corsa qui prima, verrà inviato fra poco a Sulzano. Questo in stazione di Iseo fra le 6 e le 7.30 del mattino, all'ombra e al fresco, quando ancora, si vede dalle immagini, l'imbarcadero di Iseo sul lago è deserto, tranquillo, silenzioso. Il primo battello sarà infatti alle 9.30. Ma già le forze dell'ordine si vanno preparando. Montisola è là in mezzo al lago, già assediata da strafelici visitatori. E che emozioni calpestare i pontili galleggianti sulle acque. Nulla le code in confronto. Ed in stazione sul secondo binario, la TR 115, straordinario per Sulzano, è ancora in attesa del via. Subito dopo l'arrivo delle trappulelle che da Iseo non faranno più fermate intermedie ed andranno direttamente a Brescia al più presto. Strabilianti passerelle sul lago, trappulelle fumiganti. Aloisius compiaciuto. Ripartirà subito come materiale vuoto per Brescia. Tic tac ed è subito sera. Ammiro la motonave Capitanio, varata nel 1926 con motore a vapore, agli anni 70 va a diesel. Subì pure un attacco aereo nel 45. La sto ammirando in notturna. Imperdibile l'esperienza di camminare sulle acque con floating piers illuminata. Credo che non mi capiterà mai più un'altra volta. Ecco, il ricordo, fra pochi giorni sarà solo il ricordo quello che resterà di tutta quest'opera. L'isoletta di San Paolo, una piazza galleggiante dove sostare e godere del fresco della notte.
Il piacere di togliere le scarpe e camminare a piedi nudi fa parte del coinvolgimento. E sì, ho già conosciuto e continuamente rivisitato, diciamo negli ultimi 50 anni, i tesori di questi territori attorno e le meraviglie di Trescore, Alzano, Pisoni, San Paolo d'Arcon, Sarmico, Lovere e il Lotto e il Romanino, i Mazzucotelli e l'Accademia Tadini. E la mia risposta a Vittorio Sgarbi. Ora me la scialo con Floating Piers. Folle mai viste per un'opera, un'installazione, il miracolo di Cristo. Nuovo giorno. Più volte ho accennato alla res continua in stazione di Brescia. Ergo, lascio il mio borgo, quell'agrumello del monte che omaggio sempre, anche ora, con qualche immagine. E vado per una ricognizione in treno a Brescia. Pierre Daninot. L'unico modo sicuro di prendere un treno è perdere quello precedente. Ed è quello che sto facendo. Normalmente sede di incrocio o grumello. Dicono che dopo Grumello di solito viene l'imponente ponte sull'Oglio e la stazione di Palazzolo coi gioiellini della FBS. C'è pur nella sua decadenza la originale stazione di Coccaglio, in esercizio dal 1854, quando vi arrivò la tratta da Verona della costruenda asburgica Ferdinandea, la ferrovia Venezia-Milano. Rimase Coccaglio capolinea finché si decise se, proseguendo su Milano, si doveva piegare su Bergamo o diritti a Treviso. Fu scelta nel 1857 attivata la deviazione su Bergamo, che completò così l'intera Venezia-Milano. Quattrocentesco convento dell'Annunciata. Siamo a Rovato e ci immettiamo sulla attuale Milano-Venezia. La deviazione su Bergamo fu corretta nel 1878. Alla stazione di Rovato Borgo per i 16 giorni di Floating Piers, niente treni per Bornato Iseo, sostituiti da bus.
ospitaletto travagliato con lo scalo intermodale. Si avvicina e si affianca la nuova linea alta velocità alta capacità e la tratta in costruzione da Treviglio a Brescia, già in esercizio i 27 km da Milano a Treviglio. Questa tratta di 39,6 km fra Treviglio e Brescia ha visto la realizzazione di, telegrafico in pillole, 7 viadotti, 8 gallerie artificiali, 6 cavalcaferrovia, 1 cavalcavia stradale, 33 sottovia, 46 km di rilevato e 1,3 km di trincee, 17 km di viabilità estralinea, 14 fabbricati per impianti tecnologici, 250 interferenze idrauliche, 339 interferenze con vari servizi pubblici. In parte è ancora in corso l'attrezzaggio della linea aerea 25 kV 50 Hz. Nella parte completata, già iniziate fin da maggio, le prime corse prova con l'ETR 500Y a Iace che ha testato la linea. Poi è subentrato l'ETR 500, il numero 28, che ha effettuato prove in giugno. Entrando in Brescia lo scalo piccola velocità. Curvone d'entrata in stazione. Sulla sinistra i tre binari della Brescia Edolo che si attestano al capolinea sul fianco della stazione. La linea in entrata della Edolo Brescia. Lontano, per il dovuto rispetto di chi la troppa folla la compone, nel caldo afoso, l'iperafflusso in discesa salita per Floating Piers. Le autorità di pubblica sicurezza divulgano in continuazione note sulla rimodulazione dell'offerta della circolazione dei treni. Come sparare sulla Croce Rossa, riferire i ritardi in centinaia di minuti. Comunque, flussi sempre ordinati. Ho visto pazienza e sorrisi di fronte alle difficoltà, un po' come era successo a Milano con Expo. E anche capolinea della ferrovia da Far West, Brescia-Parma, con le amecare trappulelle.
Per inciso, l'ETR 600 farà la corsa del pomeriggio su Roma come FB 9483. La corsa io la faccio tornando a Casina e, altro giorno, un euro di metano, vado alla, si può dire, base a monte per i treni di Floating Piers, Pisogne, dove il lago di Seo finisce e inizia la Val Camonica. La gloriosa SNFT aveva a breve raccordo e imbarcadero sul lago per il trasporto di carri ferroviari su Chiatti. Di fronte c'è l'Overe e basta accennare all'Accademia Tadini. In Pisogne poi il treno passa letteralmente in piazza e fra le case, come usava i primi del Novecento quando la ferrovia fu costruita. La stazione fu realizzata nel 1907 e rimase capolinea finché nel 1908 la ferrovia proseguì fino a Breno. A Dedolo arrivò nel 1909. Metà mattinata, ore 10, una trentina le persone in attesa, treno in orario, frequentato ma non strapieno. Ottima opportunità dunque, oggi 30 giugno, a 3 giorni dalla chiusura quindi, per raggiungere i pontili mobili a Sulzano. Splendida Pisogne, con piazza sul lago, l'austera torre del Vescovo del 1250, la chiesa di Santa Maria della Neve, XV secolo, con gli affreschi del Romanino, l'antica pieve di Santa Maria in Silvis, ricostruita già nel lontano 1485 con una grande danza macabra. Pisogne da visitare, come da miei videini di essi. Tanti anni fa, con contorno di CNE e 668 Breda. Ma facciamoci un caffè tra la colonna idraulica valle e quella a monte, in attesa, SIC di ATR. Da Pisogne parte l'antica via Valeriana, una trentina di chilometri di assoluta bellezza, strada romana che fino al 1850 fu l'unico collegamento tra Brescia e la Val Camonica. E la via Valeriana passa sopra Sulzano con Floating Piers in tutto il suo splendore. Sono le 6 del mattino, tanta umidità, quasi un velo. Uno dei bozzetti di Cristo e l'opera, il sogno realizzato, progettato per produrre un'esperienza e tante emozioni. Da poco, passate le 6 del mattino, ecco le persone, la folla, la vera protagonista dell'opera. Un successo oltre ogni aspettativa.
celeberrima l'introduzione del libro Arte di Dino Formaggio, l'arte è tutto ciò che gli uomini chiamano arte. E io oso aggiungere, vero soprattutto dopo Duchamp. Ergo, l'opera di Cristo per me si spiega da sola. La gente ci va e ne gode. Da parte mia, che amo le cose strane, già l'aver camminato a lungo, anzi fluttuato sulle acque di questo gioiellino di lago, mi fa soffrire quella che è diventata per me la sindrome da floating piers. La voglia di tornarci subito su quei pontili galleggianti, prima che chiudano per sempre e che ne resti solo il ricordo. E poi, puoi criticare è facile, ma domandina ingenua. Per criticare non bisogna prima almeno vedere e in questo caso necessariamente provare?